Grazie Franco e buonasera a tutti. La prima cosa che vorrei dire è società ambiente e rock, non c'è ombra di dubbio. Allora, rispetto, voglio bene a Valentino, Capesigno è un bar eccezionale, però la musica che emana al suo locale secondo me lascia a desiderare. Dovrebbe imparare qualcosa da questa serata, vero Vale? Allora, prima di iniziare vorrei essere estremamente serio, questo è un momento estremamente serio. L'Italia non firma un appello sul gas serra. Cosa fa l'Europa per combattere i cambiamenti climatici? Alcuni paesi hanno sottoposto al Consiglio europeo, che si è riunito a Sibiu, in Romania, per discutere del futuro dell'Europa dopo le elezioni europee. Un documento. Un documento. Mi sembrava troppo alto. Un documento proprio per chiedere una strategia comune per affrontare il problema del clima. Il documento è intitolato Un paese pulito per tutti e chiede alla UE un impegno comune per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050. Il documento ottenuto e diffuso dal quotidiano britannico The Independent chiede inoltre di potenziare i contributi dei singoli paesi membri. L'Italia non ha sottoscritto questa idea e la trovo una cosa vergognosa. Ricomincio da capo perché buonasera a tutti. Questa sera finisce il mio mandato. Sono passati 5 anni e mi sembra strano, molto strano. In fondo vi spiegherò il perché. Mi sembra strano che 5 anni siano passati. Mi spoglio dell'abito tradizionale di sindaco e come candidato consigliere della lista Società e Ambiente, questa sera posso dire ciò che voglio. Come sindaco ho sempre cercato di tenere un tono basso, serio, istituzionale, anche quando eravamo attaccati duramente per la questione del palazzetto, magari andando contro una parte della mia maggioranza, ho voluto tenere sempre dei toni bassi e porci nel modo giusto. Abbiamo sempre e solamente parlato scrivendo delle cose e scrivendo la verità, sia su Facebook, su carta, chiamando dei giornalisti, ma in maniera educata. Le risposte che abbiamo avuto le considero eticamente non corrette, per non dire oltremodo maleducate. Essere sindaco vuol dire essere il sindaco di tutti, il sindaco delle persone che ti hanno votato e il sindaco delle persone che non ti hanno votato. E io non ho guardato in faccia nessuno, trattando tutti allo stesso modo. Oggi però, lasciatemelo dire, questa sera è diverso. Ormai svincolato dal mio mandato, sono qui a chiedervi di votare il candidato sindaco Franco Abate di Società e Ambiente Partigiana Democratica. Lo chiedo sinceramente, con tutto il cuore, a tutti i cittadini, anche a quelli che solitamente non votano e a quelli che avrebbero voluto candidarsi, ma per loro sfortuna non ce l'hanno fatta. E ve lo chiedo per il bene di Partigliate. Avete 3 opzioni, è molto facile, avete 3 opzioni, 2 le considero improponibili. I candidati della Lega e il loro pensiero
sono improponibili perché non si sono visti per 5 anni e solo negli ultimi 2 o 3 mesi, prima delle elezioni, hanno messo fuori la testa sputando sentenze sul nostro operato. Loro che figli della politica, della loro politica nazionale, continuano a infondere paura usando a proposito il termine sicurezza. Cos'è sicurezza per noi? Cos'è la sicurezza per noi? Stasera ve lo spiego cos'è la vera sicurezza. La sicurezza è amare i giovani, tenere fortemente a loro e aprire un centro giovani dove essi possano crescere. Amare i giovani vuol dire creare loro manifestazioni, eventi musicali, tornei di calcio, che grazie all'assessore Villani non sono mancati certamente, questioni di festa. Non si può dire che il paese non sia stato spinto a socializzare, e devo dire che il paese ha risposto in maniera positiva. Gli anziani, Concentro Anziani, Cascina Brugnatelli, sicurezza, signori, sicurezza. La sicurezza è fare i tetti pericolanti. Sicurezza è togliere l'amianto dalle scuole, dall'asilo infantile. L'abbiamo fatto noi, dopo che l'insegnante, dopo che la responsabile l'aveva chiesto all'amministrazione precedente. Abbiamo dovuto mettere soldi a bilancio, naturalmente. Ma cosa sono queste? Amore per la sicurezza? Sì, fatto da scelte politiche, perché anche in un paese così piccolo, anche in condizioni economiche veramente risicate, le scelte politiche sono fondamentali. E ora ve lo spiego perché. Abbiamo investito di più sulla scuola per gli studenti. Erano anni che non si facevano interventi del genere. Per la prima volta si sono viste altalene inclusive nei parchi giochi. Un campetto di calcio criticato dal mondo intero, neanche fosse lo stadio di San Siro. Poi si vedono decine di bimbi, perché è stato fatto per i bimbi, che giocano la palla sul luogo dove non si possono far male. E per concludere anche un'attenzione, tutta peste e sicurezza, eh. Io continuo a parlare di una peste e sicurezza, perché Pantigliate è un paese sicuro. Gli animalisti, le aree cani, cioè mi viene da piangere, la campagna elettorale tirata dalla Lega è stata qualcosa di scandaloso, cioè filmati e foto delle buche che ci sono in un'area cani, a parte il fatto che le abbiamo rifatte tutte nuove. La Lega ha scoperto che i cani fanno le buche. È una cosa incredibile, il cane si diverte a fare le buche e allora filmano le buche che ci sono in un'area cani. Abbiate pazienza, se la loro campagna elettorale è questa, sappiate a chi darete il voto. La stralista, perché sono improponibili? La stralista 5 anni fa si chiamava Pantigliate al Centro, una lista del PD con Renzi in poppa, sponsorizzati da esponenti politici del PD, senatori e deputati che venivano qui a tirare loro la campagna elettorale. Ora le stesse persone, questo è scandaloso, ora le stesse persone si fanno chiamare Vivere Pantigliate, sempre del PD, ma dicono di no, non vogliono essere connotati con un partito che sta zoppicando, che è calato moltissimo nelle percentuali. Per questo motivo, e questa la ritengo veramente una situazione vergognosa, nessuno a Pantigliate ha parlato di europei,
La cosa più importante, insieme agli amministrativi, insieme al candidato sindaco, insieme al sindaco che arriverà a Pattigliate, ci sono anche le europee, lo sapete? Non lo so, vi pongo una domanda, sapete che ci sono gli europei? Non ho visto, ho visto due volte il gazebo del PD, dove Claudio Veneziano è andato sotto e ha parlato della sua idea d'Europa. Loro si vergognano, avvicinarsi al gazebo del PD vuol dire perdere voto. Fa niente se poi uno è segretario del PD e l'altro segretario è il responsabile di zona, no? Sono il Partito Democratico che hanno vergogna di essere il Partito Democratico. Per questo motivo, ma io, cioè, le persone le rispetto tutte, per questo motivo chiedo agli elettori del Partito Democratico di sostenere una lista civica vera, sincera, che ha il coraggio di difendere il territorio in maniera concreta, come abbiamo fatto noi in questi anni. Chiedo a loro ancora di sostenere Società Ambiente e Pattigliate Democratica. Questa è una cosa veramente importante. E forse è l'orgoglio, per quanto mi riguarda, del mio mandato di sindaco. Ma voi credete che non siano venuti a proporci affari che andavano a erodere il territorio? Il parco agricolo, promettendoci di tutto e di più? Mi sarebbe piaciuto vedere il signor Celani, candidato sindaco di Vivere Pantigliate, al nostro posto. Lui, che con un video di due giorni fa ha detto che il vero problema di Pantigliate, o il problema primo, per essere sinceri, il problema primo di Pantigliate è il parco, perché non dà possibilità di sviluppo a Pantigliate, alla nostra cittadina, quella che è la nostra ricchezza, la ricchezza di tutto il sud-est Milano. Celani la considera un problema. Ragazzi, pensiamo a queste cose. E non penso, si è espresso con la parola parco, ma non penso proprio che parlasse del Chico Mendes o di questo parchetto, eh? L'ambizione di tutti è sempre andare nel parco agricolo Sud Milano verso Settala, che poi era l'idea di Miglioli 5 anni fa, della vecchia lista, no? Estendersi verso Settala facendo servizi e poi costruendo qui nei luoghi che si liberano. Lo stesso Lorenzo Miglioli mi disse qualche anno fa, ma parliamo di 10 anni fa, che è impossibile preservare, è impossibile preservare il territorio che va da Pantigliate a Settala. È vero, è impossibile. Se governano loro è impossibile. Vi è un parco agricolo su Milano, nato circa 30 anni fa, e vi è un'associazione parco agricolo che continua a denunciare l'erosione del terreno agricolo. Il parco agricolo sul Milano va dal sud-est al sud-ovest, tutta la fascia inferiore intorno a Milano. Allora, un'altra cosa che vorrei dire, e sono quasi in conclusione, tutto ciò che vi è all'interno di un supermercato, esclusa la plastica, arriva dalla terra. L'ho scoperto ieri o l'altro ieri. Avete sentito sicuramente parlare di Greta Thunberg, i cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico, eccetera, eccetera, eccetera. Noi, e qui vorrei sottolineare queste parole, noi siamo i veri protettori, i guardiani di questo territorio. Il modello sociale da noi proposto e messo in pratica, e sottolineo di nuovo, è messo in pratica, fa paura. Fa paura perché non permette
lucrare sull'edilizia. Fa paura perché abbiamo dimostrato di saper governare senza oneri di urbanizzazione. Secondo altri non era possibile e non saremmo durati molto, saremmo durati pochissimo. È per questo che torno alle prime parole. Dovevamo durare un attimo, siamo durati tutta la legislatura. Sì, il nostro modello fa paura. Fa paura al signor Celani, fa paura a vivere pantigliate, fa paura alla Lega. Il mondo, signori miei, ve lo dico con tutto il cuore, il mondo sta finendo e questi stolti, ciechi, sordi al grido di emergenza degli scienziati, pensano ancora di costruire strade, supermercati, centri commerciali, logistiche come modello di sviluppo. L'unico modo che conoscono per introitare denaro è questo. Se mi permettete, per concludere, vi do un piccolo consiglio, ma veramente piccolo. Mi commuovono queste cose perché ho passato anni al fontanile. Domenica mattina fate un giro al fontanile, sul sentiero tra le rocce, in tranquillità, un luogo che è a 200 metri in linea d'aria da questa piazza. Dopo respirate profondamente e andate a votare. Grazie mille, signori. Ancora un intervento di Anna Vimercati. Thank you.